domande? Non su questo, ma possiamo parlare anche sì, sì. No, allora, premesso questo, voi sapete che io conferenze stampa ne faccio, ho detto sempre che ne faccio tre, no? All'inizio, quella di quella di Natale la facciamo, ancora non è finito il girone d'andata, non è finito. Per cui faremo quella, poi credo che la faremo l'8-10 gennaio, insomma, cioè alla ripresa degli allenamenti, insomma, faremo quella di metà stagione e poi quella successiva di chiusura stagione. Per cui non chiedetemi cose, diciamo, che devo anticipare fatti, no? Che diremo poi alla futura. No, giusto, perché ieri l'ennesimo episodio controverso è una tutta penalizzante, non è il primo, speriamo sia l'ultimo, però cioè sono tanti, Presidente. E quindi evidentemente serve anche una presa di posizione da parte della società, perché ieri si somma ad altri episodi che hanno influito sul risultato, ma anche ad altri episodi che sono passati sotto traccia, perché poi alcune partite le abbiamo vinte. A Catania sullo 0-0, sull'1-0 non mi ricordo, però c'è un rigore sul Cerietto, giusto per dirne una. Con la Regina c'era probabilmente un'espulsione in avvio, insomma sono tanti. Guarda, io dico, sono non nero, per non usare un'altra parola, sono di più, per questo motivo, perché capisco bene che stiamo avendo troppe sviste arbitrali, che sono convinto che sono in buona fede, e guai se non fosse così, però ci stanno penalizzando tantissimo. Io credo che dipenda, forse dipende da, diciamo, da una, chiediamo una maggiore formazione alla classe arbitrale, insomma. Io non posso pensare che si faccia in malafede, perché non c'è motivo di agire in malafede, su questo sono pienamente convinto. Così come sono convinto che ad oggi noi abbiamo subito tantissimi torti, non uno solo, tantissimi torti. Quando vedo poi magari che le stesse decisioni nei confronti di altre squadre sono prese in termini diversi, è chiaro che fa rabbia, perché questo, no, è il gioco, che tre punti di più, tre punti di meno, a togliere e a mettere, insomma, la classifica viene stravolta. È chiaro che questo, ripeto, suppongo che ci sia una leggerezza da parte delle terne arbitrali, degli assistenti, in tutto questo, perché vedo che parecchie squadre ci lamentiamo, quindi se ci lamentiamo io dirò proprio questo, non è il Catanzaro che si lamenta. Se avete visto sulla stampa ultimamente colleghi presidenti che hanno sparato a zero con la terna arbitrale, è chiaro che c'è un malumore di base che... devono prendere atto che c'è qualcosa che non va, quindi o si parte dall'inizio, cioè aspetti di formazione. Io credo che a monte c'è anche una, passatemi il termine, un salto troppo veloce tra il mondo dilettantistico e il mondo del professionismo calcistico, perché mentre la C2, che non è un format che, voglio dire, io non sto criticando ora ci vuole o non ci vuole, per essere molto chiari, cioè, però la C2 era un polmone e un ammortizzatore per passare dalla serie D alla serie C. Oggi si passano già i migliori arbitri della serie D, che calcavano campi, diciamo, conosciamo tutti, no? I campi della serie D, oggi si trovano ad arbitrare anche squadre molto importanti, con un pubblico molto importante, in piazze molto importanti, quindi bisogna che ne prendano atto. Io ho fatto un intervento in Lega molto pesante su questo, ho detto che riteniamo, lo dico perché l'ho detto anche in Lega e lo potete anche scrivere, cioè io credo che se ci chiedono a tutte le squadre di C una grande professionalità e un professionismo esasperato, perché se noi vediamo nella security ci chiedono tutto quello che occorre per la parte protezione, prevenzione incendi, ci chiedono tutto, per i calciatori ci chiedono contratti da professionisti, per i dirigenti, per gli allenatori, per le giovanili, cioè vogliono tutto dal professionismo. E sapete che un arbitro che arbita da noi non è ritenuto professionista, cioè prende 200 euro a partita, cioè, è rimborso spese, cioè
è considerato un dilettante, tra virgolette, non dal punto di vista, questo che ho detto anche a Nicchi, ho detto: Presidente, non mi fraintenda, quando dico dilettante non significa dilettante dal punto di vista della sua, diciamo, preparazione, ma lo dico sul piano, diciamo, perché un arbitro che entra in campo e arbitra, dico, due squadre che hanno un valore di mercato molto importante, no, se arbitra Catania-Catanzaro, in campo quel giorno c'è un costo di produzione dell'evento che ho calcolato e stimato in 400-500 mila euro che giocano in campo. Cioè, lì, quel giorno, nel campo, l'evento, quando dico l'evento significa costi di produzione totali dell'evento, sono 400-500 mila euro tra stipendi dei calciatori, stipendi delle strutture, stipendi degli impiegati, stipendi diviso il numero di partite. Se è un conto molto, molto banale che si può fare, no? Cioè, i costi che ha la squadra diviso il numero di gare. Cioè, se voi calcolate 200-250 mila euro a costo per partite, costo non dei giocatori, sia ben chiaro, costo dell'evento, della produzione dell'evento, quindi intendo tutto, Stewart, Luce, Campi, Manterboso, eccetera, eccetera, ti trovi poi, è chiaro che quel ragazzo che prende 200 euro si trova a dover giudicare, tra virgolette, un patrimonio che è in campo, ci sono 500 mila euro, 400-500 mila euro che giocano, quindi... ho chiesto questo e mi sono fatto sentire. Purtroppo non è che uno non facendosi sentire o gridando riesce. Io, mi conoscete, sono abbastanza pacato, quindi non sono per toni accesi o per guerra fondaio, insomma, cioè, assolutamente. Però bisogna prendere atto che noi siamo stati fortemente penalizzati in questo prime girone d'andata, insomma, cioè, a noi ci mancano, credo che non meno di 6-7 punti mancano da errore arbitrale. È palese l'errore fatto con la Cavese, che girava la foto proprio della mano che anticipava, tra virgolette, il colpo di testa. E quello di ieri è stato, poi l'hanno visto in televisione, l'hanno rifatto vedere due o tre volte la moviola, quindi voglio dire, non è visto. Io ero sugli spalti ieri. Posso solo dire questo: sono tornato da Matera, ho impiegato 2 ore e 10 minuti, quindi più di questo non posso dirvi, che ero così nero che non saranno, arriveranno, ho calcolato che ci sono almeno 6-7 tutor e autovelox che ci sono, quindi arriveranno multe pazzesche, però... Cioè, me ne sono tornato rammaricato per due ordini di motivi. Prima questo, e devo dire che purtroppo il fondo campo era ai limiti della praticabilità. E questo tocca un tasto, torniamo alla sostenibilità e a giocare in Serie C, dove ci sono delle società che magari hanno problemi di sostenibilità economica, io non li critico, cioè... hanno problemi di sostenibilità. È chiaro che non possono mettere a bilancio 50-60 mila euro per la manutenzione del campo, cosa che, diciamo, noi mettiamo, abbiamo l'azienda che ci fa il manto erboso, che cura il manto, a noi ci costa, a un appalto mi pare di 40-50 mila euro, insomma. Quindi è chiaro che il Matera forse non so se lo fa o non lo fa, quanto paga, non voglio fare i conti in tasca al Matera, me ne guarderei bene. Oltretutto ieri sono stati di una gentilezza e di un'educazione veramente di una cordialità massima, devo essere sincero, perché non l'ho ricevuto in nessuna, cioè, sono stati gentilissimi. Molto probabilmente non hanno un budget da destinare alla cura del manterboso. Ieri vi posso assicurare, forse in televisione si vedeva poco, cioè, nella fase di preriscaldamento Fischnaller cercava di fare rimbalzare in alcune aree la palla, non rimbalzava, cioè, voglio dire, io non so come si può pretendere per una squadra come la nostra, che ha dei potenziali anche dal punto di vista tecnico. Noi giochiamo molto tecnicamente, non siamo giocatori da rugby, insomma, quindi è chiaro che ci danneggia. Presidente, la squadra danneggiata dall'atteggiamento degli arbitri, dagli errori arbitrali che ci sono stati, però anche, lo diceva prima, dal terreno di gioco. La situazione del Ceravolo com'è adesso?
Questa è una bella domanda, nel senso che io devo essere onesto con me stesso prima e con voi dopo, cioè la situazione non è bella. La situazione non è bella perché si è venuta a creare una condizione, tutti sanno che il Ceravolo era per antonomasia uno dei fondi più belli come campo, sia per quanto riguarda il drenaggio delle acque, che era diciamo molto 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 valido. Devo dirvi da tecnico, mi svesto e mi vesto da ingegnere, quello che ho potuto vedere in questi 10-15 giorni da mettersi le mani tra i capelli: drenaggi inesistenti, pozzetti otturati. Oggi ho avuto un altro colpo lo smaltimento delle acque dell'ultimo tratto. Hanno messo le fondazioni della palazzina sopra, con cemento, otturato, ora bisogna fare una linea nuova. Io mi auguro che domenica riusciamo a contenere, perché ci sarà una situazione, non dico analoga a Matera, ma purtroppo poi la palazzina ha creato tantissimi danni anche dal punto di vista, diciamo, di soleggiamento, anche di lavori. Nel fare i lavori hanno otturato, non so che dirvi, cioè io non sapevo la situazione che c'era nel sottofondo, so quella che c'è oggi. Noi abbiamo dovuto rifare c'erano pochissimi dreni trasversali, pochissimi. Allora, per chi non è addetto ai lavori, diciamo, il drenaggio di un campo come lo era al Ceravolo. Il Ceravolo era fatto, diciamo, la base di sotto, da quello che mi hanno riferito, la base di sotto è fatta proprio all'antica, ancora c'erano i rami, i vecchi metodi, no? Chiaramente questi qua ormai sono marci, cioè capite bene che sono passati tanti anni, insomma, cioè non, no. Poi hanno costruito su questo, hanno sempre fatto delle cose, passate in termine, arrangiate, cioè non hanno mai preso di punta e farle in maniera sistematica. Nel non fare questo si è venuto a creare un sistema di drenaggio che non drena, specie la parte, diciamo da metà, se tracciamo una linea da porta a porta, la parte che dà sui distinti, che poi è la parte finale e terminale dei collettori, credetemi, è drammatico. Io ogni mattina ci passo perché abito là vicino. Oggi sono ritornato all'ora di pranzo, me ne sono andato avvilito perché l'operaio mi ha detto: siamo andati con le sonde, abbiamo trovato cemento otturato con i tubi completamente otturati di cemento, e ci passa sotto le fondazioni della palazzina, quindi non possiamo nemmeno intervenire, quindi dobbiamo fare ora uno scavo all'ater, che non possiamo fare sicuramente oggi. Il drenaggio, come funziona il drenaggio di un campo? È molto semplice, perché c'è i dreni superficiali e i dreni secondari e i dreni principali. Cioè, i dreni secondari sono quelli, diciamo, longitudinali, no? Che vanno da porta a porta, tanto per intenderci, che camminano sul lato lungo. Le buone regole, diciamo, di progettazione e di esecuzione dicono che devono stare a un metro e cinquanta massimo, quindi ce ne devono essere uno ogni metro e cinquanta, no? Lì ne abbiamo trovati alcuni, fatti forse negli anni passati, nelle parti più, diciamo, più esterne, ogni 8-10 metri. Quindi per metà campo ce n'erano forse 3. Quando per metà campo ce ne devono essere, fate il conto, ogni metro e 50, cioè, ce ne devono essere 30. Cioè, ogni metro, 1,50 m, minimo 30. Ne abbiamo trovati 3-4, neanche. Sulle parti esterne, sulle parti vicino alle panchine, tra le due panchine, lì non siamo riusciti a trovare i dreni superficiali, cioè, infatti li dovremmo realizzare, solo che non possiamo realizzarli perché non c'è il tempo. Abbiamo fatto dei dreni trasversali ogni 10 metri, e anche questi, i vecchi dreni che c'erano, avevamo fatto dei dreni che non erano misti, non erano né superficiali, cioè avevano messo tubi così, senza fare un sistema di pietrisco, diciamo, no, avvolgendo con un telo, diciamo, si usa mettere poi il pietrisco, poi il tubo drenante, insomma ci sono dei sistemi che è la regola d'arte che dice di fare così. Purtroppo non abbiamo trovato affatto questa cosa, l'abbiamo dovuto rifare,
Ora ci troviamo con i treni ogni 10 metri, infatti vedrete, forse voi giornalisti dall'alto vi renderete conto, perché abbiamo dovuto rimettere poi le strisce di erba, quindi si vede un po' da lontano. Solo che ci troviamo che fra 10 metri e 10 metri quel pantano rimane, perché pensavamo dei treni longitudinali che scaricavano su questi, mentre non esistono proprio. In più, oggi io mi trovavo lì, non riusciamo a vedere una foto, cioè l'effetto che dà, non si riesce a vedere, cioè tra panchina e panchina è questo, non prende mai il sole, e quindi anche volendo, cioè, in più metteteci che tutto turate, diciamo il canale finale, i pozzetti finali poi vanno a scaricare, e la parte finale dove dovevano scaricare fuori dallo stadio, quindi alle spalle dei distinti, sono completamente otturate, quindi là quando pioveva queste erano otturate, risaliva l'acqua e piano piano risaliva e ritornava in quella fascia dove si allenano i ragazzi, insomma in quell'area lì. Io sono veramente preoccupato, vi dico questo, ma credo che avremmo dei seri problemi, e purtroppo devo dire che molto probabilmente la soluzione migliore è quella di andare poi a un campo misto in erba sintetica. A Catanzaro, cioè passare, farlo. No, ad andare nel senso la soluzione credo che sia questa. Cioè, a me dispiace tanto perché è un fondo che insomma io lo ricordo sempre tra i migliori, però ripristinare tutto, no? Significa, cioè, dei costi esorbitanti. Rifare tutti i treni, rifare tutta l'impermeabilizzazione esterna, cioè la parte canalizzazione esterna, e in più con questa, diciamo, problematica della palazzina, che è stato un dramma, cioè voglio dire, che non crea, diciamo, un minimo di quella che si chiama la parte che asciuga, insomma la prima parte, insomma, che è il sole quando batte, non rimane sempre umido, che non è che quello crea questo problema, per essere molto chiari, per evitare che poi ci si fraintende, no, però è una concausa come tutte queste cause che vi ho detto. Io mi auguro che col Siracusa riusciamo un po' domani, poi c'è stato anche questo tempo che ha giocato a nostro svantaggio, c'è da dire anche tecnicamente, perché questo problema c'era pure l'anno scorso, no? Però l'anno scorso forse non ce ne siamo resi conto di meno, perché le piogge normalmente iniziano a gennaio, fine gennaio. Quindi cosa si ha? Si ha un allungamento delle giornate, quindi una maggiore soleggiamento, tra virgolette, no? Perché gennaio, febbraio inizia a piovere, però marzo, aprile, maggio, giugno andiamo sull'allungamento delle ore di sole che c'è, no? Le giornate sono più lunghe. Qui invece sta piovendo da settembre in maniera, cioè, vergognosa, e contemporaneamente c'è la riduzione del numero di ore di sole, e quindi si è creato questa situazione. Cioè, io mi sono messo a disposizione con i miei tecnici, devo dire che il comune sta intervenendo, diciamo, no, con la manutenzione, però ho capito che per risolvere in maniera drastica occorre tagliare, fare curo. Infatti credo che contatterò qualche azienda del nord per fare dei preventivi, per vedere come fare. Poi questo finanziamento il comune non so se lo potrà fare o non lo potrà fare, questo non ve lo so dire, perché non lo possiamo fare noi, insomma, in tutta onestà. No, volevo solamente accettare l'assemblea dei presidenti, volevo sapere quante speranze ci sono di aumentare le promozioni. Oggi c'è, volevo vedere, stavo guardando proprio questo, se è uscito qualche notizia, perché oggi c'era, il 18 c'era la FIGC, Consiglio Federale, vediamo se hanno detto, non è uscito nulla ancora. No. Praticamente la posizione della Lega Pro, diciamo, era questa, cioè ci sono due linee, è inutile che vi sto a sintetizzare gli aspetti tecnico-legali che ci sono, perché alcune cose pongono delle problematiche di natura tecnica rispetto alle NOIF, rispetto a tutto quello che c'è e gira intorno dal punto di vista dei regolamenti. La soluzione della Lega Pro è questa: il format 20 con 5 promozioni della serie C.
5 promozioni nella Serie C, quindi ce ne sarebbe un in più. Sono le tre dirette molto probabilmente e le due finaliste che diciamo le semifinali diventano finali, quelle che erano le semifinali diventano le finali, per cui le due finaliste salgono tutte e due. Questa è quella soluzione che diciamo riporterebbe un format a 20 della B, la a 20, e ci sarebbero 7 retrocessioni dalla D, C alla D. L'altra, la soluzione in via alternativa, però, per fare questo, siccome occorre la modifica della struttura del campionato e si fa sempre con almeno i 3/4 dei voti, non sappiamo se riesce a passare, perché l'attuale format è a 22, l'anno scorso è stata un'anomalia che è passata attraverso una serie di, non sto qui a dirvi, insomma, cioè, avete seguito tutte le vicende, quindi è inutile stare lì a ripetermi. E il format attuale è a 22. Quindi la modifica per portarla a 20 occorre che si faccia con almeno 3/4 dei diritti dei votanti, insomma, dei componenti. Detto ciò, la soluzione alternativa è che rimane a 22 con 4 promozioni e 3 ripescaggi. Quindi si dovrebbe fare una griglia di ripescaggi e nell'ambito di questi ripescaggi vedere chi ne ha diritto, ma mettendo anche le squadre che scendono, quindi anche quelle della B. In maniera egoistica vi posso dire, personalmente credo che sia migliore la B a 20 con 5 promozioni della Serie C. Questa, se devo ragionare da Catanzaro Calcio, nell'altro modo diciamo loro ripristinano questo errore che c'è stato quest'anno, errore, diciamo, situazione che si è venuta a creare con il ripescaggio di nuovo, come se quest'anno avessero ripescato. Come Gravina aveva detto che la Presidente c'erano 7 promozioni. Sì, là è stato più provocatoria la cosa, insomma, no. Io mi auguro stasera, più tardi chiamo qualcuno per capire se ci sono notizie, insomma, questo dovrebbe essere, insomma, le due alternative sono queste qua. Insomma, oggi si decideva pure di allungare la finestra del calciomercato, insomma, c'erano un po' di. Che poi non so a cosa serve, perché poi il calciomercato si fa sempre negli ultimi, già il normale si fa negli ultimi 3 giorni, figuriamoci quello di riparazione, che poi uno ripara. Riparare significa mettere giusto la vite per, no, non, se uno deve rifare la casa, cioè non ha senso. Noi non ne abbiamo bisogno. Noi non abbiamo bisogno. No, non abbiamo bisogno. Vabbè, visto che di mercato non si può parlare, l'arbitraggio si è già detto. Capri pure, quanto è credibile però un campionato in cui a dicembre non si sa quante squadre saliranno, quante squadre devono procedere, quanto è credibile un campionato in cui alcune squadre hanno fatto 17 partite, altre ne hanno fatto 6, quanto è credibile un campionato in cui molte squadre devono avere punti di penalizzazione, quanto è credibile questa serie C? Zero. Cioè, no, questo secondo me quest'anno abbiamo toccato. Sì, abbiamo toccato il fondo, cioè, credo che una situazione paradossale come questa che stiamo vivendo è assurda, cioè, la Viterbese che 9 partite ne deve recuperare altre 7-8, credo ancora, cioè, io non so come farà a recuperarle, cioè, quando giocheranno, se c'è pure la Coppa Italia, non so se la Viterbese Coppa Italia è stata eliminata. Però abbiamo il problema noi, cioè noi la partita con la Viterbese, non sappiamo, giochiamo a Catania il 30 mi pare, e se superiamo diciamo come ci auguriamo che avvenga, non sappiamo quando dobbiamo recuperare questa partita. Quindi è vero che la Viterbese è stata dettata da problemi, diciamo tra virgolette, nostri della città, non è stato no. Però anche loro sono incastrate, perché loro devono recuperare la nostra, che si va in un quadro di loro già di partite che devono recuperare, quindi cioè, no, non si può andare avanti così con società che non sappiamo se a gennaio non ci saranno più, se già. Il mio pensiero è che una C già a 40 squadre è più che sufficiente, questo è il mio stretto pensiero. 2 gironi da 20 sarebbe l'ideale. C'è solo una partita prima di Natale. No, 3 partite. No. 23. Sì, proprio prima di Natale, giusto, no? Pensavo prima di Capodanno. Il panettone lo mangia con gusto.
gusto o si aspettava qualcosa di più? Pandoro o Panettone? Io amo il Pandoro. Pandoro e Susumel. No, vabbè, io credo che la squadra in questo momento sta giocando un calcio molto bello. Posso dire che forse, guardando anche le altre squadre, non me ne vogliono, forse è il cuore che me lo dice, ma è il gioco più bello tra tutte le squadre della Serie C. Per cui ci sta pure qualche volta il pareggio, ci sta qualche volta la sconfitta, cioè mi pare ovvio che non è che si può vincere sempre, insomma, no? Mi pare ovvio. Però in termini di qualità espressa di gioco io sono contentissimo, insomma è un gioco che a me piace, quindi se ieri avessimo vinto, eravamo secondi con una partita in meno, diciamo, rispetto all'altra seconda. Ma credo che insomma non lotteremo fino alla fine, insomma, ecco, da questo punto di vista avremo modo di divertirci anche nel girone di ritorno. Io ve l'avevo preannunciato, però quest'anno ci saremmo divertiti, no? Sì. O no? Quindi, almeno per il girone d'andata è andata, poi vediamo il girone di ritorno. Speriamo che avvenga. Una domanda sulla presentazione dei 90 anni. Sì. No. No, perché per l'utilizzo delle squadre vanno depositati prima, diciamo, si può anche fare in corso d'opera, però voglio dire non riteniamo, perché è particolare, insomma, cioè non vorremmo farlo. Ho finito? Grazie a tutti. Okay.